La notizia di questa nomina a presidente dell'Istituto Ottoniolo è avvenuta gradualmente. C'è stato un lavorio dopo le dimissioni appunto di, del presidente precedente, un lavorio di ascolto delle persone, di elaborazione appunto del momento che l'Istituto stava vivendo che come giovane istituto chiaramente non ci meraviglia che abbia questi passaggi anche un po' particolari come questo qui, una dimissione di un presidente e l'arrivo di un nuovo. Per cui ho accolto questa notizia gradualmente, con molta serenità e in qualche modo abbiamo anche deciso insieme che fosse bene fare così proprio per l'attenzione che il vescovo ha sempre dimostrato verso questo istituto tognolo. Quindi l'ho accolta io e l'ha accolta anche il consiglio direttivo come una vera e propria cura e attenzione del vescovo verso questa realtà che ripeto, è giovane per cui ha bisogno di muovere i suoi passi eh, pian piano anche con qualche ostacolo che può presentarsi in corso d'opera. Eh, mi viene chiesto di fare presidente in questa eh, seconda parte del triennio, di questo triennio che l'Istituto sta vivendo, perché eh, il, il presiden la presidenza si rinnova di tre anni in tre anni e quindi la prospettiva con la quale guardo questo incarico è chiaramente quella un po' di traghettare. Il consiglio direttivo attuale come presidente verso poi il rinnovo fra un anno e mezzo, cioè nel 2023. Traghettare non significa stare sulla barca senza darsi da fare, anzi, sì, l'impegno con il quale cerco di vivere questa nomina, chiaramente questa responsabilità dovrà essere grande, comunque intenso, però certamente compatibilmente con la prospettiva poi di chiudere un triennio che si chiuderà nel 2023. Ci stavo pensando in questi giorni che ci stimolano come pastorale diocesana a riflettere anche sul tema della famiglia. Già l'Istituto Tognolo ha affrontato questo tema, ma mi piacerebbe rimanere sul, sulla dimensione familiare, in quanto quest'anno è anche l'anno che conclude un percorso che il Papa ha voluto di approfondimento sulla, sulla sua enciclica Moris Letizia, e quindi ha avuto un anno dedicato alla famiglia proprio partendo da questo documento. Ecco, mi piacerebbe che l'esperienza familiare del Tognolo potesse contribuire ancora una volta a questo approfondimento delle, dei, di questa dimensione familiare che è parte essenziale del tessuto non solo ecclesiale ma anche sociale e culturale. L'Istituto si trova a maneggiare una materia, maneggiare è un brutto esempio, ma insomma, a trattare di una materia come quella del tognolo principalmente, della figura del tognolo e del rapporto con la cultura, arte, religiosità popolare presente su questo territorio che è molto ricca. Per cui sicuramente ci saranno delle novità dal punto di vista di appuntamenti, di collaborazioni, di rapporti con le istituzioni sia sociali che civili, che anche ecclesiali. Credo vada un po' rafforzata ecco, proprio quest'ultimo aspetto, il rapporto con le realtà ecclesiali del territorio, intendo dire da quelle base, le parrocchie, ma soprattutto quelle... Territoriali, qui della forania del quartiere del Piave, ma anche e soprattutto diocesane. Ci sono diverse realtà che si occupano della stessa materia di cui si occupa anche l'Istituto, soprattutto dal punto di vista artistico-culturale. E allora le collaborazioni che sono già in atto andranno sicuramente rafforzate. Grosse novità al momento, sì, non ci sono in previsione, se non arricchire. Come dire, le proposte che abbiamo già in campo con due figure di santità come il Beato Cosmas Pessotto, appena beatificato in questi giorni della parrocchia di Mansuè, che quindi entra nelle nostre vie dei Santi, entra di diritto, e, e poi avremo più avanti la beatificazione di Luciani. Anche questo ci potrà impegnare. Eh, innanzitutto siamo dentro la prospettiva, dentro la programmazione della Settimana Sociale Diocesana, sarà la diciannovesima edizione quest'anno proprio su un tema importante come quello della finanza e anche tema eco economia vuol dire anche un tema tonioliano e noi su questo saremo, siamo impegnati in tutta la fase di preparazione ma poi anche operativamente per le tre serate che sono previste dal 21 al 25 febbraio. Noi siamo dentro adesso la prospettiva di lanciare il tema nuovo del, del premio Giuseppe Toniolo 2022, siamo già alla settima edizione, è il tema che abbiamo già presentato a ottobre scorso che è quello della cultura di ispirazione cristiana a servizio della Chiesa del Paese e quindi su questo noi siamo eh, impegnati come istituto proprio perché ci teniamo molto alle tre sezioni nazionale, regionale e diocesana. E c'è una novità che non anticipo del tutto, ma che riguarda una nuova produzione, una nuova pubblicazione molto importante di Levo Nazionale sull'economia di Giuseppe Tognolo e su questo veramente noi adesso andremo a, a preparare questo evento pubblico proprio per dare ulteriore testimonianza dell'attualità del Tognolo. Eh, noi possiamo solo dire in questa fase che stiamo guardando e non a caso ci sarà la commissione scientifica il prossimo 1 febbraio, eh, stiamo guardando a una serie di iniziative proprio in collaborazione anche ovviamente innanzitutto con la diocesi ma anche con la, la casa museo di Canale d'Agordo proprio per dare eh, proprio testimonianza, sviluppo e diffondere cultura, ricordo e memoria sulla figura di Papa Luciani.